Vito! Vieni, vieni qui! Mamma! Guarda, ho le ciliegie! Dove hai preso queste ciliegie? Dall'albero, dietro la chiesa. E dove si è impiccato quell'uomo? Non sì. Si dovrebbero mangiare quelle ciliegie. È soltanto una vecchia leggenda, Vito. Perché sei ancora a casa? Studio per un compito. 5 minuti prima della scuola. Ma come farai a diventare presidente? Forza, vai. Vito! La cartella. E un bacio. Vai. No, però ho preso la moneta portafortuna di mio padre. Vedi? Ha detto che da qui la pallotta l'ha rimbalzata sul muro. Chiara, voglio! Cammina a scuola! Sì, mamma, vado! Ma guardate, gli hanno tanta fifa che gli si rizzano i capelli in testa. Guarda la mia macchina! Ma non c'è chi mi vince! Vince! Sì! Ma che si fa fare ancora in piazza, che scorta la campanella? Ma non dovete andare a scuola! Dai! Non questo! Non ti voglio più vedere! Domanda numero 11. Chi ci ha dato i Santi Sacramenti? Domenico Malatesta, alzati. Ci vuoi spiegare perché la Santissima Trinità sono 3 persone, uguali e distinte eppure una sola? Va bene. Paolo? Niente? Neanche tu? Vabbè. Vittorio, alzati per piacere. Ci sapresti spiegare perché la Santissima Trinità sono 3 persone uguali e distinte eppure una sola? Ma vi ho spiegato questa cosa la settimana scorsa. La Santissima Trinità è... Vittorio, cosa è? Che ti succede? State zitti tutti quanti. Vieni, 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 vai, vai, vai da tua madre. Fatti pulire e poi torna in classe. Puoi tenere il fazzoletto. Fabrizio, perché Giuseppe e Maria si sono dovuti rifugiare in una stalla? Allora, a quell'epoca tutti gli alberghi erano occupati dai nazisti. Mamma! Mamma! Ah!
Come mai non sei a scuola? Mi sono sentito male. Mamma, ho sentito un grido. Non è niente. Ho visto un serpente. No, è stato un uomo che ha gridato. Che hai visto qualcuno? Mamma, hai del sangue sulla gamba. Oh mio Dio, Madonna. Vito, corri da Tinucci. Corri, digli di portare la macchina, sbriga. Corri. Mario, ti senti male? Traditrice maledetta. Sapevi tutto e non mi dette niente. Mia sorella. Se Isola l'avesse saputa, avesse ammazzata lei, no, e quell'altra bastarda. Stai parlando di Rita? Rita è tornata. Dove stai andando? Non potrei nascosto le cose per sempre. Parlando di Rita. Rita è tornata. Pronto? Ah, Vittorio. Zia Teresa. Sì, sì. Devi aiutarmi. Non so che cosa fare. Cosa? Sono... le 5:30 di mattina. Beh, si tratta di tuo padre. Devi venire subito a casa. È un viaggio di 2 giorni in aereo, zia. Che è successo stavolta? Non lo so, ma ha detto cose che non diceva più da tanti anni. Parla di tua madre, ha preso il fucile, non l'ho mai visto così arrabbiato. Ho paura che possa fare del male a qualcuno. Quello è arrabbiato da una vita, zia. È così difficile per te dimostrare un po' d'amore per tuo padre, eh? Dopo tutto questo tempo. Non gli parlo da 5 anni. Metti da parte l'orgoglio. Dimostragli che gli vuoi ancora bene. Non ci posso pensare adesso, zia. Ti richiamo più tardi. Vittorio! Oh, Madonna mia. Ciao. Ciao. Ma chi era? Era mia zia Teresa. Ma sì. Sì. È successo qualcosa? No. Va tutto bene, rimettiti a dormire. Va bene. Ehi,
Buon compleanno. Ecco, ho trovato questo. Legalo intorno alla gamba. Un po' più in alto del morso, eh? E stringi forte, forte. Questa carriola non può andare più veloce. Madonna Teresa, volete... volete farci finire tutti in paradiso? Dove ti ha morso il serpente? Sei diventata cieca? Ah, ti va sempre di scherzare. Dov'eri quando il serpente ti ha morso? Troppo vicino al serpente. Il medico vorrà saperlo. Che cosa gliene importa al medico se ero in chiesa o nella stalla? Ah, allora eri nella stalla. Grazie. Ma che stavi facendo nella stalla? Ai porci dai da mangiare al mattino. Di che colore era il serpente? Era verde. Oddio, è svenuta. Acceleri un po'. Mamma, mamma, svegli. Vada più mamma. Veloce. Mamma, ti prego! Mamma, ti prego, svegliati! Attento ai gradini. Ecco. Ecco, attenta, eh. Vieni. Così. Vieni, riposati un po'. Che c'è? Sembri un piccolo cucciolo abbandonato. La mamma morirà. Ah, no, non ti prendere paura. È così orgogliosa che sarà il serpente a morire. Si è già addormentata. Grazie, grazie ancora. Si figuri. Grazie per tutto il suo disturbo. Sono sempre a sua disposizione, donna Teresa. L'accompagno. Ma... l'accompagno. Addio, Vittorio. Mamma ha detto che hanno sparato a un ragno qui. Di che stai parlando? I soldati del Canada hanno sparato un ragno proprio qui. Racconta storie come questa per non doverlo aggiustare. Vieni a mangiare. No, 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 no. Prima devi pregare. Padre, Figliolo e Spirito Santo, così. Padre, Figliolo e Santo, Padre, in principio, sempre nel secolo. Ora puoi mangiare. Dicimi una cosa, Vitto. Nella stalla con tua madre hai visto qualcuno quando l'ha morsa quel serpente? No. Ah, Dio ti ringrazio. Vito.
tua camera. Non sei più un bambino ormai. Morsa da un serpente. Dove c'è l'orgoglio, là va il serpente. Hai un bellissimo colorito, Cristina. Cristina, fa un'offerta al nostro santo che ti ha salvato dal morso del serpente. Pronto? Rita? Zia? Zia Teresa, sei tu? Scusami se ti chiamo così presto, ma ho sentito che eri tornata in città. Sì, perché sono in vacanza. È successo qualcosa, zia? No, niente, volevo soltanto sapere se eri a casa e se avessi visto il padre di Vittorio. Dici sul serio? Non è venuto da te? No, zia, non lo vedo da anni. Perché hai pensato che fosse venuto qui? Hai ragione, ma se dovesse venire, ti dispiacerebbe chiamarmi? Hai ancora il nostro numero? Sì, credo di sì. Ah, e zia, come sta mio fratello? Gli piace tanto insegnare. Bene, mi fa piacere per lui. Allora un abbraccio, Rita. Anche a te. Ma chi diavolo era al telefono a quest'ora assurda? Mia zia Teresa. E che cosa voleva? Non lo so. Mi è parso fosse un po' confusa, un po' nervosa, forse. Oh, non mi stupisce. C'è qualcuno in quella famiglia che abbia mostrato un minimo di buonsenso? Vuoi continuare a girare per casa così? Sto facendo un autoritratto per il corso. Beh, perlomeno tira le tende. Bene. Domanda numero 7. Che cos'è la luna piena? Nessuno lo sa? Nessuno? Ragazzi, l'avete studiato la settimana scorsa. Prova tu, Amarok. Per favore, alzati. Sai dire alla classe che cos'è la luna piena? Veramente non lo so, maestro innocente. Raccontaci la storia di Anningan e Malina. Allora, Malina è la luna, Anningan è suo fratello, il sole. Ad Anningan Malina sta molto antipatica e allora scappa sempre. Ma Malina insegue suo fratello ogni giorno. Lo insegue tanto che alla fine si dimentica di mangiare e dimagrisce a vista d'occhio. Una volta al mese sparisce e va a mangiare tante foche e diventa molto grassa. È allora che torna per inseguire ancora suo fratello. E come chiamiamo Malina quando diventa grassa? Diciamo che... piena. Molto bene, Amarok. Brava, puoi sederti. Domanda numero 8. Per quello si può chiedere una bella cifra coi prezzi della galleria. Ah, questo è stato il mese migliore. Stiamo spedendo il doppio dei pezzi dell'anno scorso. Bene. È un bellissimo fermacarte, signorina Townsend.
Buon compleanno. Grazie. Come mai il Dipartimento degli Affari Indiani è sempre l'ultimo a sapere? La nostra comunità ha votato contro gli alcolici 6 mesi fa. Non penso che abbiano approvato la legge a causa mia. Ehi, scusate il ritardo. Volevo essere sicuro che fossero belli caldi. Oh, ha un aspetto invitante questo piatto. Che cos'è? Si chiamano cannelloni alla innocente. Oh. È una vecchia ricetta di famiglia. Però, se farai la brava, potrei anche passartela. Ah! Niente, lo stretto, così non mangerei più le schifezze canadesi. Piatto molto saporito, paesano. Sono contento che le piacciono, signor Condingly. Quanto si fermerà a Pond Inlet? Il tempo per dare un'occhiata ai registri della sua classe. Nel pomeriggio va bene? Veramente, no, mi dispiace. Che ne dice di domani? Cosa da fare oggi? Ho promesso ai miei ragazzi di fare un po' di sport oggi pomeriggio. Dei giochi Inuit come premio. Premio per che cosa? Come dice, prego? Gli studenti che promuove non sanno nemmeno le tabelline. Questo non è vero. Se non segue il programma, che cosa gli insegna? A scolpire il sapone? L'ho detto migliaia di volte, io non insegno a dei ragazzi della periferia di Toronto. Quel programma è un mucchio di stupidaggini. Ma non insegna neanche a persone molto dotate. Se non sanno né la grammatica né la matematica, quando gli passerà la sbornia in un bar del Quebec, non riusciranno neppure a pagare il conto. Accidenti, come diavolo ha fatto ad avere questo Lei posto? Lei vuole tenersi il suo? Avevano bisogno di un razzista! Vittorio, basta. Basta cosa? È come quegli idioti dei miei professori che pensavano che far entrare i paesani fosse uno sbaglio. Non mi dispiacciono i paesani. A patto che sappiano cucinare. Buon appetito. Ok, bene, ok, continuate, che tocca. Molto bene. Riesci a farla dondolare? Kate, mi sostituisci un momento, Kate? Mi dispiace per quello che è successo. È il tuo compleanno, penso che per legge tu debba perdonarmi. Se non vuoi essere chiamato paesano, perché ti ci comporti? Come sarebbe a dire, scusa? È la prima volta che ti comporti in questa maniera, Vittorio. Fammi capire, tu vuoi che tutti ti amino, ma se non piace a qualcuno, quello diventa un tuo nemico? Dammi qua. Mi dispiace di averti rovinato il compleanno. Cosa? Pensi che sia arrabbiata con te perché mi hai rovinato il compleanno? Vittorio, certe volte non capisci. Condingly è un idiota e ha avuto quello che si meritava, ma tu hai perso la pazienza per niente. Potevi controllarti. È solo che... Io lo so che c'è qualcosa che non va e che non potresti lasciarti aiutare da me. Sei proprio un paesano, lo sai? Paesano? Paesano. Ma mai mi piace quando lo dici tu? Perché... Sei innamorato di me, stupido cretino. Solo che non hai il buon senso di capirlo. Devo far cadere la scatola. Devo andare. Scappo. Ok. Cristina, ti devo parlare. Conosco le tue prediche. Sai che dovrei andartene, vero? Io non sono come te. Non puoi andare in giro così, è una vergogna. In questo modo costringi la gente a segnarti a dito. Lo faranno, qualunque cosa io faccia. Allora falli smettere. Vai da padre Nicola a fare un'offerta. Padre Nicola, mi piacerebbe sapere quanto delle nostre offerte arriva davvero ai malati. Tu hai sempre la risposta pronta. Che cosa racconterai a Mario quando lo saprà? Mario probabilmente è andato a letto con tutte le sgualderine del Canada. E a vergognarmi dovrei essere io. Se non vuoi pensare al tuo matrimonio, pensa a Vittorio. Senti, se sei così preoccupata per lui, dovresti avere dei figli tuoi, Teresa.
È per colpa del serpente. Glielo faccio vedere io a tua madre il serpente. Partorirà un bastardo, Vito. Che cos'è un bastardo? Un bastardo è un bambino con la testa di serpente. Vieni qua, ma non ti vergogni, va da tua madre. Come ti viene in mente di litigare con quel cretino? Ha detto che mia mamma farà un bastardo con la testa di serpente. Mia. Vieni con me, voglio che ti veda tua madre. No. Sì. Cristina. Sì. Guarda che è successo, guarda. Che hai fatto? Chi è stato? È colpa tua. Perfino i ragazzini spettegolano. Vado a prendere l'aglio per il gonfiore. Chi è stato? Dimmelo, Vito. Dimmi chi è stato. Vincenzo. Vincenzo. È per Mario che mi dispiace. Eppure per Vittorio. Lei con quel bambino è capace solo a giocarci. Stai qua. Io t'ammazzo. Cristina! Ti ammazzo! Che oh. Vieni qua! Ma che sei diventata qua. Pazza? Vieni qua! Ma sta ferma! Oh! Vincenzo! Fermati! Ma che fai? No! No! Stammi a sentire! Stammi a sentire! Sentimi! Se Vincenzo tocca mio figlio anche solo con un dito, io ti strappo gli occhi e gli do da mangiare ai porci! Mi hai sentita? Mi hai sentita, Maria? Dammi la mano. Vieni. Disgraziata! Siete degli ipocriti. Nessuno di voi sa che cosa significa essere liberi e fare una scelta. Io prego Dio che spazzi questo paese e tutta la sua stupidità dalla faccia della terra. Vieni, Vittorio. Urignimmo rimazzati. Lo facciamo pedaggio. Arrivederci, signora maestra. Arrivederci. Nuovo fa lo scemo, sto scemo. Ma quando scende, Vittorio? Dici, non ci mi come fai? Adesso vi dico una cosa. Ciao, zia. Ma no, 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 aspetta, vieni qua, aspetta. Vieni un momento. Vieni. Ma che hai fumato? Vai al tuo banco e leggi questo. Fabrizio e io vogliamo andare al cinema a Rocca Secca. Ma questo è meglio del cinema. Ti insegnerà che per essere buono nella vita devi anche un po' soffrire. Uffa, io soffro già. Lo faccio in maniera nera. Che pista, maestro? Sono Teresa, andiamo via. Vabbè, facciamo una tavola. Ma andiamo. Sbrigatevi. Tutte le sere dopo la scuola devi restare qui e leggere La vita di un santo. Cristina mostrò l'amore per Dio quando era molto giovane. Suo padre era un governatore pagano e la rinchiuse perché non diventasse cristiana. Cristina scappò e mutilò le statue degli dei pagani di suo padre. Per questo venne gettata in una fossa piena di serpenti velenosi. Ma Dio impedì ai serpenti di morderla.
poi le fu legata una macina da mulino attorno al collo e fu gettata nell'oceano. Ma Dio impedì che annegasse. Cristina patì molti martiri, ma ripose sempre la sua fede in Dio. Dio pose fine alle sue sofferenze e chiamò la sua anima accanto a sé in paradiso. Lo è quasi preso. Forse Vincenzo ha ragione. Il bambino avrà la testa di un serpente. Ma se sarà così, tu dovrai uccidere il bambino appena nato. Poi dovrai cavargli gli occhi, così il male non ti seguirà. Oh mio Dio, io non posso farlo. Conosco un altro modo. Dobbiamo prendere un serpente. Meglio, l'ho rubato a padre Nicola. Questo è il mio sangue che esce da me come un fiume che va al mare. Questo è il mio sangue che esce da me come un fiume che va al mare. Santo Padre, fai che mia mamma non ha un figlio con la testa di serpente. Testa di gallo, rosso e bianco, gira a sinistra, gira di fianco. Se guardi alle spalle, fuori ti sputo. Se guardi davanti, nel fuoco ti brucio. Se n'è andato? Il bastardo se n'è andato? Adesso non sono più niente. Mo? Io non sono nessuno. Andiamo a casa a parlare. Per tutti questi anni tu hai saputo chi era e non hai detto niente. Per tutti questi anni. E tu mi lasciate vivere come un cornuto. Non mi permesse di vivere da uomo. Che potevi fare? Ammazzarlo? Mario. Mario. Io non permetterò mai più, né a te né a nessun altro, di mettermi sotto ai piedi. Signora Emerst. Beh, ma che sorpresa, due volte in un giorno. Rita è in casa? Devo parlarle. No, purtroppo non è in casa. Non sa dove sia. Vuole che le riferisca qualcosa? Appena torna, le dica di chiamarmi, per favore. Le devo parlare. Sì, riferirò il messaggio a mia figlia. È molto importante per me, davvero. Va bene, glielo dirò. Arrivederci. Grazie. Chi era? Qualcuno che ha sbagliato. Cari amici, noi sappiamo molte cose,
nel nostro piccolo paese. Sappiamo come fare del male a un nemico mettendo un vetro acuminato sul suo cammino. Sappiamo che se si porta un fuso passando davanti a un campo appena seminato, il grano crescerà male. Ma questa non è scienza. Questa è superstizione. La superstizione è ispirata dal demonio. Non vi dovete piegare alle cose del demonio. Hai capito? A quelli non li ha manca guardare. A buono? Hai capito? Davvero? Aspetta un bastardo forestiero. Mirti, la novità Doria, di cui già non si può più fare a meno. Parla con la signorina. Grazie. Scusa. Guarda che c'è. Padre Nicola, come state? State bene? Il nostro Alfredo. Qui, bene. Teresa. Uè, Alfredo. Ma che bella sorpresa. Quando sei arrivato? Ieri sera? E sono tornato per vendere la casa. Per pagarti questo vestito? Tu non sei cambiata per niente, Teresa. Siediti, dai. Ricordi di me? Sono tuo zio Alfredo, il cugino di tuo padre. Lavoro con lui, siamo come i cowboys. Spariamo agli indiani. Bam, bam, bam. Senti, come sta Mario? Come va la fattoria? Io faccio quello che posso alla fattoria, ma Mario deve ancora lavorare in fabbrica o con il legname. In Canada forse ci stanno 2 mesi buoni per il raccolto soltanto. Tutto quello che avevamo imparato dai nostri padri non funziona in quel paese gelato. Quando tornerà Mario? Tornare a casa. E che ci sta qua per lui? Sì. Presto non rimarrà nessuno per lavorare la terra. Eh già, è vero. Sì, è proprio vero. State attenti che questo viene qua. No, non ti preoccupare. Scusami, Alfredo. Posso invitarla a ballare, donna Teresa? No, la processione mi ha stancata, mi dispiace. Forse quando si sarà riposata. Non è mica colpa mia.
Ma che ti è successo? A te ti piace ballare? Ma quello era tanto tempo fa. Perché non balli con Vito, eh? No. Avanti, fagli vedere quanto balli bene. Alfredo. No, dai. Ti pare fare un ballo, Vito? Forza. Dai, fatelo un po'. Non so come si fa. Ah, ti insegna lei, andiamo. Dai. Vieni, insomma. Ballate. Insieme a me. Segui. Ciao Teresa. Non hai trovato nell'armadio un vestito un po' più stretto? Questo me l'ha comprato tuo fratello. Certo. Strano, credevo che ti piacesse. Certo, che già sai. Ciao Cristina. Ciao Alfredo. Come sta mio marito? Dice che presto ti potrà far andare là. E ti manda questa. È un povero pazzo se pensa che me ne andrò da una stalla a un'altra. Quello lavora come un mulo per te. Quando credi che ci vorrà prima che venga a sapere qualcosa, eh? Poi vedrai se ti manderà ancora dei soldi. Tu sei uno sfacciato. E così credi che siano i soldi che voglio. Questo è per te. Andiamo, Vito. Balla quella balla, eh? Andiamo. Vieni, Vito, su, vieni. Dai, forza. Che è questa? Bisogna che mi tieni, Vito, mentre io vado a Roma a fare i nostri passaporti. E a prenotare il viaggio in nave per andare da Mario. Andiamo in America, mamma? Più o meno. Non puoi andare. Lo sai bene, Mario non ritornerà mai. Non ce la fa a guadagnarsi da vivere in questa terra di pezzenti. Ma hai scritto a Mario? Gliene hai parlato? Non sono una pazza. Se fosse qui, mi ammazzerebbe. E tutto il paese gli darebbe ragione. Sono terrorizzata all'idea di andare da lui, ma ci andrò. Fai nascere prima il bambino qui e poi ve ne andate in Canada. Che cosa ti aspetti che io faccia, Teresa? Che appena nato lo lasci morire di freddo, magari davanti alla porta di un convento, come facevate voi una volta. Mario non accetterà mai quel bambino in casa sua. Mai. In Canada è differente. È una nuova vita. Ed io devo pensare a tutte e due i miei figli. Mm.
pregherò per te. Se n'è andato, il bastardo se n'è andato. Mamma! Mamma! Vito! Vito! Vieni! Vieni! Guarda il bambino. Incubo, non è niente. Che cosa ti ha spaventato, eh? Va meglio adesso? Ti leggerò qualche cosa finché non ti riaddormenti. Ti leggerò una delle storie preferite da tuo padre. Lo sai che tanti anni fa lui voleva farsi prete? Guarda. Santa Rita da Cascia voleva entrare in convento all'età di 12 anni, ma i suoi genitori la fecero sposare a un uomo dal carattere brutale. Egli minacciava Rita e i suoi due figli con grande perfidia. Ma Rita pregò e pregò per l'anima di suo marito per molti anni e alla fine egli imparò ad amare Dio. Ma ahimè, aveva molti nemici e uno di questi lo assassinò con un coltello. I suoi due figli che aveva allevato nella fede giurarono vendetta, ma ancora una volta le preghiere di Rita li spinsero a dimenticare le offese. Quando anche i figli morirono, Rita realizzò il suo desiderio ed entrò in convento. Ecco perché Rita è la santa delle cause impossibili. Gli uomini la pregano quando hanno bisogno di essere perdonati. Le donne la pregano quando stanno per avere un bambino. Si fa così, ecco. Ancora un po' di farina, poca, se no fa puff. Così. Perché tu non hai una famiglia? Ma certo che ce l'ho. C'ho te, Mario e anche Cristina. Ma quando ce ne andremo sarai sola. Non avrai più una famiglia. Dovresti venire con noi, zia. Così non resterai da sola. Non posso lasciare i miei scolari. Vuoi che crescano come dei contadini ignoranti? Eh? Com'è il Canada? C'è il salmone, c'è la neve, hanno tutti gli occhi azzurri. Ed è un paese ricco. Ecco perché tuo padre è andato laggiù. Perché tu potessi vivere meglio. E tutti quanti hanno gli occhi azzurri? Sì, tutti quanti. E lo sai perché? Per via della neve. Ecco, guarda, adesso fai con le dita, bravo, così, così, così. Che fai, che fai? C'è un'ultima cosa che voglio dirti, Vittorio. Quando vivrai con tuo padre, dovrai sempre parlare del bambino che nascerà come se fosse suo. Mi raccomando. Io non lo voglio il bambino. Che sia un fratello o una sorellina, sarà bellissimo. E la vostra famiglia sarà di nuovo felice. È vero. Tu lo farai diventare vero. Ricordati le mie parole. Scriverai alla zia Teresa quando sarai lontano.
Voglio che lo tieni tu, questo libro. Grazie, zia. Sono così fiera di te. Vito? 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 Fatemi un piacere, donna Cristina. Cristina, puoi portare questa mia agognata a Toronto? Mi dispiace, Maria, ma proprio non ho posto, scusa. Vito? Dove sta donna Teresa? Sarà troppo triste per dirgli addio. Cristina? Cristina, fammi fare una fotografia. Per donna Teresa. È arrivato l'autobus. Ma sono andato adesso qua. Vito! Cristina! Tieni, così te le fumi in nave. In Canada non ti servono. Tutti i ragazzini le fumano, perfino in classe. Non ci voglio andare in Canada. Sei così fortunato. Io dovrò lasciarla a scuola e badare alle pecore. Tieni, ti porterà fortuna. Io non ho niente da darti. Quando sarai ricco mi farai venire in Canada e mi ridare la moneta, promessa? Vito, vieni! Una fotografia! E anche casa tua, vieni! Vito, più vicino, più vicino. Così, eh? Guarda. Cristina, guarda qui. Guardate, sorridete. Un'altra? Perfetto. No. Dai, Vito, sali sull'autobus. L'aiuto i posti, andiamo. No. Signora, io mattina siamo in ritardo. Ma non lo capisci, mi fanno a pelle se non arriviamo per le 8 a Rocca Secca. E chi la trattiene? Noi siamo pronti. Fa piacere, io mattina siamo in ritardo. Cristina! Cristina. E così, alla fine sei venuta a dirci addio. Grazie, Teresa. Mario mi ha scritto. Non ha parlato per niente del tuo arrivo. Stai dicendo? La mia lettera deve essere andata persa. Addio, Teresa. Tu non stai andando da Mario. Vai a trovare il tuo soldato. No, 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 no. Non distruggerai la mia famiglia. Non ti permetto di distruggere Lasciami la mia famiglia. Stare, Teresa. Cristina, parti. Che avete da guardare voi? Vittorio! Scendi dall'autobus, Vittorio! Andiamo! Vittorio! Vittorio! Scendi dall'autobus! Vittorio! 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 Girati! Girati, ti prego! Io ti maledico! Va all'inferno, ti maledico! Che tu sia dannata, Cristina! Dannata! Andiamo da papà. Perché vuoi andare da lui, Vito? Non dovevamo andarci. È l'America. O la cugina dell'America. Facciamo quello che vogliamo fare. Vedrai. Perché zia Teresa è arrabbiata con noi? Non avere paura. Le maledizioni non possono seguirci oltre l'oceano. Attenzione, attenzione. La nave a parte. Vito, aspettami.
You? What do you do? Che dice? Io non parlo l'inglese. Of course you don't. Ask her. Il dottore vuole sapere quando finite il tempo. Hanno detto altre 4 settimane. Ma chi lo sa? 4 weeks, maybe less. Oh, Christ almighty. I told them I didn't want any more late terms. Ask her if her son popped out early. Il primo è nato in anticipo. Ma perché? C'ha paura di essere troppo ubriaco per farmi partorire. Well? She thanks you for being concerned. The hell she does. Che idiota. Guarda dove stanno le cabine, Vito. Vieni qua, aiutami. Ho bisogno. Che cos'hai, mamma? Vito, devi andare a chiamare il dottore. Devi dirgli che i dolori sono sempre più forti. Corri. Corri, Vito. Vai. Aiuto! Aiuto! Bambina. Grazie. Vieni a vedere tua sorella. Ha la testa di un serpente. Che cosa? Ha la testa di un serpente. He wants to know whether his sister's got the head of a snake. No, è bella come la tua mamma. Gli
occhi azzurri. Speriamo rimangano azzurri. You'll be fine now. You might just bleed a little. Vito. Vito, vieni a letto. Vieni a letto. Vieni. Vieni, Vito. Vieni da me. Sei stato tanto bravo a trovare il dottore. Grazie. Farei qualunque cosa per te, mamma. Ti voglio bene. Fratelli e sorelle non vanno mai d'accordo. Chi è? Non lo so, una voce strana.
Pronto? Pronto? Vito. Sono Mario. Tuo padre. Papà. Come stai? Il raccolto della serra è perduto. Non ce la faccio nemmeno con un raccolto d'autunno di quest'anno. Senti, dimmi che cosa è successo. Zia Teresa era preoccupata per te. Non si guadagna granché con il raccolto d'autunno. Papà, è primavera. Non hai ancora piantato il raccolto d'autunno. Vito. Vito, ti voglio bene assai. Vorrei non essere mai venuto in questo paese. Quella è stata la decisione peggiore che io abbia mai preso. Ci sono tante cose che non sai, Vito. Talmente tante. Io prego Dio che quando mi fa finire le mie sofferenze, tu mi riesci a perdonare. Perché cosa, papà? Non posso perdonarti se non so quello che hai fatto. Tu sei l'unico, Vito. Tu sei l'unico, e questo non me le può levare mai. Mi sono confessata per l'ultima volta. Papà. Papà. Almeno ha una figlia. Bella come la mamma. Ci voleva proprio. Con questa faccia primiera. Mannaggia la miseria. Momento tre. Vuoi giocare? No, pigliate questo. Tiene presente Marco Tullio a Essex? Lui ha costruito una serra e pensi che forse la noi possiamo fare la stessa cosa. La banca è proprietaria cosa. Della serra e di tutto quello che possiede Marco ma Tullio. No, non è per così. Sono dovete lasciare perdere. Preferisco ai fini a Detroit a fare un po' di monete e mandarla a te. Niente preoccupato. Vito! Vito! Pigli la bambina! E quel cane è maledetto e gli devono dormire, capito? Mettila a roulette. Dai. Andiamo a dormire, Rita. Vito, mi sentite quello che ho detto? Muoviti. Si chiama Rita. Chi detta? Lei si chiama Rita. Non mi parla a quel modo, eh? Perché non la chiami per nome? Si chiama Rita. Non la porta rispetto, io sono tuo padre. Chiamala per io nome. Ti metto alla spalla, chiamala per nome. Tira fuori le mani. No. Tira fuori. Sta zitto. Oh, ma che fai, Mario? Tu
Tu diventi pazza se continui così. Calmati adesso. Finiscila. Teniamo tre stagioni, giugno, luglio e inverno. Tu vai, va, va dentro, i bagagli. Stanno pochi fuochi. Sì, come no. Vito, sta attento ai piedi. Vito, ci sta la zia. Vittorio! Zia Teresa! Come stai? Come sei cresciuto? Mi sei mancato così tanto. Quella è tua sorella? Questa è la bambina che mi ha fatto attraversare tutto l'oceano, eh? Ciao, 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 ciao. Ma guarda ciao. Che carina. Che carina. Come ti chiami, eh? Come si chiama? Si chiama Rita, gliel'ho dato io. Ah, Rita, come la santa del libro? Sì. Ah, sì, sì. Spero che tu sia Santa Rita e non un diavoletto. Vieni. Dove? È solo un po' timida. Tu dal corte, Salvatore, Amelio? Come no? Ha sparato alla moglie, con la sgualdrina. E a tutte e due quei dannati calabresi gli hanno dato solo 2 anni. 2 anni. Oh, Mario. Ma tenevi rispetto. Era rispettato. Non Gonzalo, non fare così, Mario. Ma cosa? Cosa? Ma che cosa? Dai, che faccio? No, non sei a Valle del Sole, eh? No, io sto a Lucanadà. La terra dello latte e dello miele. Se sapessi chi è stata. Se solo sapessi chi è stata. Allora, giro un pochetto. Bravo, è attaccata al punto giusto. La posto che troppo mangiamo, eh? La volente deve riposare. Piccina, piccina, mio papà mi portava a giocare. Guarda che poca grande, mi diceva Marietta bien grande. Mi diceva Marietta bien grande. Aspetta, aspetta. Ecco, guarda come sei bravo. Io la volevo. Rita, Rita, che mangia? Guarda come ride. Che bello. Rita, Rita, che mangia? Vieni, vieni, vieni qua. Brava. Teresa, mi chiede quanto è che bravo Rita a girare la polizia. Dai, provata. Così, bravo. Guarda, sei qua, non mi ascoltate. Oh, mannaggia. Aspetta. Calda, spiace. Accorta che... Salutiamo. Ma loro stanno imparati. Guarda come è venuta bene. Beatrice, vieni qua. Vedrai quanto è buona. Buon appetito. Buon appetito. Allora, prepara un bel brindisi alla famiglia. Salute. Un
un bel po' di formaggio. Bevi anche a papà? Guarda come capisce. Ti piace, senti che profumo. E chi mi capisce? Te capisco io a te. Hai capito? No. No. Alfredo. Alfredo. Vuoi una polpetta? Va a vedere Luca. Luca. Ah sì, aspetta. Scusa, tieni tu. A dove papà, eh? A dove papà? La vuoi un poco di carne? Mm? Vuoi un po' di carne che ti ha fatto mamma? No, non mi va. Ma ti do un po' di carne. Mario, venite tutti qua! Che è successo? No, il vino no. Ma che è successo? Andiamo. Portatella. Aspetta. Che è successo? Guarda il cane. Vito, vieni Luca. Mannaggia, mo? Mo succede una tragedia. Sono Vittorio, zia. Ah, credevo che fosse tua sorella. Le hai parlato? È lì in città? Sì. Oddio. E dov'è? Alla fattoria, dimmi. No? Ma vuoi parlare con tuo padre? Zia, mi ha chiamato. Cosa ti ha detto? Ha detto che si è confessato. Mamma mia, ma che sta succedendo? Prenderò un aereo che parte da qui stasera. Se ci riesco, io sarò là domani mattina presto. Forse riesco a farlo ragionare. Oh, grazie, Vittorio. Ma voglio che tu vada da Rita. Assicurati che stia bene, capito? Resta con lei se necessario. Va bene, va bene. Io arriverò prima che posso. Ciao. Ciao. Chi ha detto? Può portarti a Churchill e poi a Winnipeg domattina, poi fino a Toronto. Benissimo. Grazie. Vittorio, perché sei tanto preoccupato? Eh? E ti prego, non dire non è niente. Kate, per favore, no. Adesso non posso, ok? Ok. Va bene, chiamami appena arrivi e fammi sapere se stai bene. Sì. Promettimelo. Te lo prometto. Ok. Allora vado a prendere un po' di caffè, ci vorrà ancora un'ora. Bene. Ok. Alfredo! Ma che c'è, Tere? Andiamo! Come andiamo? Andiamo a casa Emerson. Ma che c'è? Perché mi hai chiamato? I Maple Leafs dicevano. Sbrigati, andiamo! Ma che è successo? Abbiamo fatto 4 chiacchiere, è stato molto piacevole. Che bello! Sì, è bello conoscere una persona così. Mi passi quel pennello lì, per favore, sul comodino? Sì. Sbaglio, tua zia ti ha chiamata stamattina perché cercava Mario. Ah, sì. C'è il suo furgone qua fuori. Davvero? Thank you.
spaventata. Era questo che voleva? Come, ora sono io che la spavento. Senta, se è venuto per parlare con me, parliamo, eh? Io sono qui, signor innocente. Prima che cominci a piovere, dica quello che deve dire. Sei talmente uguale a tua madre. Rita. La cosa più bella è... Perché mi dice questo adesso? È venuto qui per questo, per dirmi questo. Senta, è ridicolo. Perché non torna un'altra volta quando avrà deciso se vuole parlarmi? Perdona. Cosa? Perdonami. Adesso io torno in casa. Venga in casa con me. Possiamo metterci seduti, possiamo parlarne, va bene? Va bene. Papà. Ecco quell'idiota di tuo fratello, eccolo là. Ferma la macchina, ferma la macchina. Dio mi perdoni. Mario! Teresa! Non guardare! No! No!